Buonasera, benvenuti in Circonvalla, il programma che gira intorno a Milano. Questa è la prima puntata e abbiamo deciso di partire con degli ospiti veramente top. Iniziamo subito con Francesco De Molfetta, che è un milanese doc, addirittura vincitore dell'Ambrogino d'Oro. E parlando di Milano, io non so se avete sentito che il Milan ha recentemente fatto una proposta per costruire un nuovo stadio nella ex Fiera Milano. Bene, non hanno fatto in tempo a fare la proposta che subito si è formato il comitato No allo stadio. Perché vedete, in Italia tutto va rilento, ma i comitati per il no vanno velocissimo. E quindi vediamo la top 5 dei migliori comitati per il no. Avremo anche tantissimi altri ospiti, abbiamo oltre a Francesco De Molfetta Antonello Taurino, che è un comico ma anche uno scrittore e attore teatrale, e poi abbiamo Luca Paladini dei Sentinelli di Milano. Ma prima di incontrare questi ospiti vediamo cosa succede sulla 90. Scusi, questo va a Piazzale Lodi? Ecco un'altra che prende i mezzi pubblici. No signore, questo va a Kuala Lumpur in Malesia senza fermate intermedie. Maledetti infedeli! Ora io vi farò esplodere tutti e tra poco saremo tutti alla destra di Allah! Scusi, giovanotto, dov'è che saremo? Alla destra di Allah, signora! Ah, non va in Piazzale Lotto questo? Ah, di nuovo sbagliato a prendere l'autobus! Sempre così succede, sempre così! Scusi, non si sente in dovere di fare qualcosa per me? Sì, sì, ho capito cosa intende. Vabbè, generalmente non riconosco figli di sconosciute incontrate sui mezzi pubblici. Eccoci qua, siamo a marzo e marzo è un mese un po' speciale. È un mese in cui succedono cose nuove. Ad esempio, io oggi, per la prima volta scrivendo la data, ho scritto 2015 invece di 2014. Eh sì, ormai ci siamo abituati all'anno nuovo. Forse perché in questi due mesi e mezzo sono successe un sacco di cose. L'anno è partito col botto, anzi, con i botti sparati dai Kalashnikov di due fratelli francesi nella redazione di Charlie Hebdo. Conoscete tutti Charlie Hebdo, no? È una rivista satirica francese prima del tutto sconosciuto in Italia, ma anche in Francia, diciamocelo. Non se la cagava nessuno. Ma adesso, grazie all'attentato, tutto il mondo ha potuto ammirare le vignette offensive! Complimenti ai terroristi! E visto che stiamo facendo i complimenti, io li vorrei fare anche ai complottisti. Eh sì, perché loro, due secondi dopo gli spari, erano lì, sui loro blog, a dirci tutto quello che non quadrava. No, non è possibile, no. Non ha sparato al poliziotto, non c'era sangue. No, non è possibile, ma figurati se uno lascia lì la carta d'identità, dai. No, no, non è possibile. Non è possibile che un terrorista abbia il tempo di raccogliere la scarpa. Però che carino il terrorista che perde la scarpa, eh? Una moderna Cenerentola! No, ma pensate che figata sarebbe stata se lui, invece di usare quei 10 secondi per raccogliere la scarpa, li avesse usati per raccogliere la carta d'identità, lasciando lì la scarpa! Cioè, avremmo quindi avuto Hollande che gira per il regno a provare a tutti i possibili terroristi la scarpa sperando di trovare quelli giusti! Ma quanto sarebbe stato romantico! E invece no, ha raccolto la scarpa. Ma forse era Cenerentola che dovrebbe imparare dal terrorista, insomma. Cazzo, lasci la scarpa. Non è che ce l'hai solo tu il 34 nel regno. Lascia un documento d'identità così ti ritrovano. Comunque, devo dire che io concordo con i complottisti perché qualcosa in questa storia puzza. Sì, perché seguite il mio ragionamento. Se non è possibile ritrarre Maometto perché è peccato, significa che non esistono ritratti ufficiali del profeta e quindi, se nessuno sa che faccia ha, come fanno a sapere che quello nelle vignette era veramente lui? Beh, voi siete persone intelligenti, direte, c'è scritto. Ok, c'è scritto, ma quindi se io disegno questo, Mohammed, significa che ho disegnato il profeta? No, cioè magari io volevo semplicemente disegnare il kebabaro sotto casa. Non è colpa mia se si chiamano tutti Mohammed, Omar o Ahmed. Coi nomi, sono peggio dei siciliani.
Chiaramente, subito dopo i fatti, Matteo Salvini è subito salito sul carro Islam uguale terrorismo, seguito da tutti gli indignati speciali di Facebook. Sapete, quelli che si sono messi come foto di profilo Je suis Charlie, per poi cancellarlo il giorno dopo, quando si sono resi conto che Charlie Hebdo non sfotteva solo l'Islam, ma tutte le religioni, incluso il loro amato frontman Gesù Cristo. Invece la sinistra italiana ha reagito in modo un pochino diverso, perché subito dopo gli spari si sono affrettati tutti a dire no, ma non c'entra niente con l'Islam, non c'entra niente con la religione. E hanno ragione, non c'entra niente. Il fatto che i terroristi stessero urlando Al-Akbar è un caso. È chiaramente un caso, perché vi spiego. Loro li hanno sentiti che stavano urlando Al-Akbar, ma in realtà stavano facendo un gioco. Sì, stavano giocando a fare citazioni a random di libri a caso. E loro li hanno sentiti mentre urlavano Al-Akbar. Ma guardate che un minuto prima stavano urlando su quel ramo del lago di Como! Poi ci sono stati 1000 talk show in cui simpatici rappresentanti della fede musulmana continuavano a dire che l'Islam è una religione di pace e che infatti la parola Islam significa pace. Cazzate. Io ho controllato e la parola Islam significa sottomissione, che può anche andar bene, tipo a me il sadomaso è sempre piaciuto. Ma loro continuano a insistere, no, significa sottomissione a Dio, ma significa anche pace. Grazie al cazzo, se tu mi imponi una cosa e io mi sottometto, c'è pace. Se no mi spari con un Kalashnikov. Nei giorni successivi alla strage non si è mai parlato d'altro e anche il Papa ha detto la sua. Se un mio amico insulta mia mamma, gli do un pugno. E questa è solo la prima delle affermazioni bizzarre del Papa di questo 2015, seguite da chi non va a messa è scemo e non fate figli come conigli. Ma Bergoglio, ma cosa dici? Ma sei il Papa, cazzo! Non uscite da queste affermazioni da parroco di paese! Ah, Ratzinger, lui sì che era un vero Papa, un vero cattolico. D'altronde, la gioventù italiana l'ha formato bene. Lui la messa la diceva in latino, anche se con l'accento tedesco, ma tanto non è che la plebe sa come si pronuncia il latino. Tra l'altro Ratzinger è stato l'unico Papa della storia ad andare in pensione, perché vedete, prima quando volevano eliminare un Papa lo eliminavano, adesso invece lo mandano a fare i tornei di burraco, a ballare liscio in balera e a guardare i cantieri in piazza San Pietro. E poi la Chiesa ha fatto la sua mossa di marketing, eleggere Bergoglio, l'opposto di Ratzinger. Bergoglio, argentino, simpatico, modesto, che gira con i mezzi e che se ne esce con dichiarazioni del tipo «Da giovane mi facevo le canne» e «Chi sono io per giudicare un gay?». Beh, sei un anziano signore che va in giro con abiti lunghi, bianchi e oro. O era blu e nero? Parlando di signori che si vestono in abiti da sera, ha creato scompiglio a febbraio l'apparizione al Festival di Sanremo di Conchita Wurst, la drag queen austriaca con la barba. Ammetto che quando al festival ho visto Conti che intervistava Conchita, ho pensato che schifo, riferendomi a Conti, chiaramente. Tra l'altro, io mi rifiuto sempre di fare battute sulla tonalità della pelle di Carlo Conti, perché le ritrovo scontate e banali e francamente troppo usate. Però, quando stavo guardando il festival e ho visto che è arrivato Will Smith, e Smith era più chiaro di Conti, ho pensato che Carlo queste battute se le vada anche un po' a cercare. Comunque, Conchita, bellissima, elegantissima, bravissima e insultatissima. Non so se avete notato, ma su Facebook e sui vari social network si è scatenata una diatriba con gente che la insultava in tutti i modi. Ma è proprio per questo che mi piace Conchita. A me Conchita piace perché manda in tilt i cervelli. La gente la guarda e vede capelli lunghi, trucco, abito lungo, barba, pff, esplode il cervello. Ma ragazzi, scaricatevi un aggiornamento! Comunque, va detto che in questi mesi di attacchi terroristici, drag queen barbute, post Facebook di Salvini e isteria generale, io una cosa l'ho imparata. Qualsiasi cosa succede, mai insultare la mamma del Papa. Anche se non so se avete fatto caso, ma il Papa ha recentemente ritrattato questa affermazione. Ha detto che se qualcuno insulta la mamma, non è necessario ricorrere alla violenza, basta rigargli la macchina.